Aspettate che metto la miniatura per la live. Aspettate che metto la descrizione. Mi raccomando, un bel mi piace per supportare questa live e iscrivetevi al canale se già non lo siete, attivate la campanella. E passate qui sotto nella descrizione, seguitemi su tutti quanti i social, Instagram, TikTok, Twitch, piattaforma Viola, quindi se volete supportare questo canale potete farlo con una piccola donazione libera e se volete potete anche abbonarvi. Vi ricordo che ho aggiunto anche un nuovo livello di abbonamento, quello più basso, ovvero da 0,99, quindi ci sono vari livelli di abbonamento, ovviamente scegliete quello che più avete le possibilità, se avete le possibilità di farlo, giusto per migliorare ulteriormente il mio canale e la mia crescita personale su YouTube, se volete. Tanto comunque sono liberi e aperti per tutti gli abbonamenti. Ovviamente chi si abbonerà ci avrà dei privilegi sul canale, che poi ovviamente vedete in vari livelli ci avete dei piccoli privilegi. Allora, un attimo, allora, salva le impostazioni. Ah, un'altra cosa, andate a seguire la pagina a quale corroboro, soprattutto andate a seguire magliaco.com che tra qualche settimana uscirà l'unboxing e vi farò vedere i prodotti che ho ordinato, appunto. Poi vi farò vedere che sono veramente maglie di ottima qualità, sono delle repliche fatte benissimo. E con il mio codice sconto JAPES ci avrete un ulteriore sconto, già i prezzi non so, sono bassi. Con lo sconto pagherete ancora meno e se ordinate fate una spesa di 79 euro. La spedizione è gratuita, quindi approfittate perché c'hanno veramente tutto, divise di tutte le squadre, tutti i club nazionali e anche le divise storiche, anche le vecchie divise c'hanno, quindi delle divise speciali, andate a vedere, passate sul sito e dateci un'occhiata. Alla salva. Comunque poi quando andate nel carrello, quando effettuate la spesa, mettete il codice sconto JAPIOS e pagate di meno almeno, un piccolo sconticino sul totale della spesa. Allora. Ok, questo lo posso chiudere. Allora. Fammi fare una storia su Instagram, ma mi raccomando, seguitemi su Instagram Javios. Siamo a, vedi a quanti follower siamo. Cerchiamo di arrivare almeno a 500 follower. Siamo a 475, vorrei arrivare almeno a 500 follower per il momento.
In progressione vorrei arrivare a 1000 follower, però cercate di seguirmi. Tanto bastate che scrivete Japios, guarda, vi faccio vedere. Eccomi come mi chiamo. Questa non metterà mai a fuoco, è tutto sfondo bianco. Non si manco vede scritta Japios. Vabbè, scrivete Japios o cliccate il link qua sotto nella descrizione. Oh, è passato in vantaggio la Fiorentina. Attenzione. Attenzione. Ma perché stanno i bot che mi seguono su Instagram? I bot. Perché? Perché? Se ve... cioè, un giorno farò un video dei miei direct, sono pieno di bot, porca miseria. Bot che mi scrivono, ovviamente non gli rispondo perché mi chiedono di cliccare sul link, ma non ci clicco. Ragazzi, sono in live su YouTube, sono in live su Tomb Raider, vi aspetto in live, mi raccomando, venite in tantissimi, mi raccomando, bella. Vi aspetto in live, link è qui, vi lascio il link qui. Tanto sta iniziando il secondo tempo supplementare.
2-4. Assurda sta Fiorentina comunque. A posto, fatto la storia. Intanto avviamo, va. Tanto ci metterò un po' per caricare. Buonasera Jerry, buonasera, tutto bene? Sto a leggere adesso il commento. Non so quanto tempo fa mi hai scritto, ma lo sto leggendo adesso il commento. Sì, penso che l'avrei scritto da poco perché ci sono due spettatori, probabilmente uno sei te. Eccomi. Allora, il titolo ho scritto la città segreta, anche se in realtà in teoria la devo ancora incominciare la missione. La città segreta è il luogo in cui sto. Però la missione non si chiamerà la città segreta. Allora, vediamo un po' cosa devo fare. Allora, dove ci eravamo lasciati l'ultima volta? Qua che è il monolite. Sarebbe. Incontra Isille da parte dei paliti. Ah, andiamo qua. Aspettate. Che è sto rumore? Sono sti animaletti che fanno rumore. La storia me l'ha pubblicata.
E basta. Come togli da qua questa cosa e dà fastidio. Questa è la missione. Come va? Salve. Ma che è una mendicante, no, Torna presto. non mi interessa niente. Levate. Ehi! Sì, così non corre, corri. Ma perché non mi corre? Guarda, non mi corre. Il tasto per correre. Ah, dai. I ribelli amano ricordare a tutti quanto sta. Sto manco dove sto andare, raga. C'è niente qua. Ci sono andato tanto per... Questo qua. Non mi fa decifrare, perché non mi fa decifrare? Devo parlare con questo, no? Oh, qua è il punto. È monolite, però sta qua. I canali irrogano gli angoli più aridi della città, l'acqua che mi ha trascinato. Incontra Isil nella parte alta dei paridi. E dove sta? È qua, è questa. Boh. E questo è un altro monolite. Ah, sta qui, sta. Forse devo salire ancora. Sarà qua. Sarà questa qui, aspetta, questa. I ribelli amano ricordare a Ecco. tutti quanto sia malvagio Amaru.
Ma quello che non dicono è che se non fosse stato per lui e i suoi rapporti con gli stranieri, Paititi sarebbe stata dimenticata molto tempo fa. Credi sia merito dei ribelli se il grano cresce nei campi e il pesce abbonda nel fiume? Amaru ha accettato l'aiuto degli stranieri durante la carestia. I ribelli non hanno fatto altro che lamentarsi delle loro pance vuote. Amaru ha unificato Paititi e ci ha salvati dalla fame e dall'inedia. A mio parere, gli dobbiamo tutto quello che ci chiede. Che ho messo il video a parlare con questo? Niente. Perché devo andare qui. Qua? È questa la direzione? No. È questa? Sì, è questa qua. Si trova dentro sta direzione. Da queste parti? Questa. Anche dalle tue parti i giovani sfidano l'autorità, Ishiki. Credo sia normale quando si cresce. Ci si ribella. Sono nei guai? No. Le guardie si arrabbiano quando tirano i sassi, ma da piccoli anche loro lo facevano. Beh. No, non è questa. Cioè, qua c'è un pallino. Da queste parti. Questo. Mia moglie sta molto male. E non è la sola. È una malattia portata dagli stranieri. Qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Ehi! Qua forse. Questa città è veramente un... Ti ci perdi. I canali irrogano gli angoli aridi più alti dell'acqua. Obiettivo attuale. O senti, io dall'obiettivo attuale. Invece questo è? Raggiungi il villaggio abbandonato. Questo è un obiettivo secondario? Tanti nostri uomini sono stati presi. Se nessuno li sa... Arrivi in un momento critico. Che bellezza. Bellezza. Forse questo è l'obiettivo. Ma che c'è sta il fango?
C'è il fango. Andiamo nel villaggio abbandonato. Qua famo sto obiettivo qua. Introduci. Si chiama, come si chiama sta missione? Non mi fa vedere. No, sempre città segreta. Ok. Abilità, quanti punti abilità c'ho? 5 punti abilità. Posso migliorare un po' di cosette. Qualcosa posso migliorare. Completi vestigia richiedono meno risorse. Non mi interessa tanto. Aumenta la possibilità di trovare animali rari. L'istinto di sopravvivenza dura un periodo di tempo. Evidenzia gli oggetti, sfida usando l'istinto di sopravvivenza. Incrementa l'ammontare di risorse artificiali utili per fabbricare oggetti. Fabbrica tempo usando i cadaveri, i nemici attirano uccidi nelle vicinanze e esplodono a frammentazioni innescate. Resiste ai danni subiti un breve periodo. No. Gli effetti delle piante di sezione durano più a lungo. Ottieni prezzi migliori dai mercati. Rende disponibile l'acquisto presso borse in grado di contenere maggiore quantità di munizioni e risorse. Fare questa. Mentre sei sul ramo, usa la freccia a corda per uccidere il nemico che si nasconde e nasconde il suo cadavere tra le fronde. Io farei questa. L'artiglio dell'aquila. O se no questa. Rende disponibile l'acquisto. Una di queste qua sopra. Aumenta la potenza delle piante. No. Farei questa qui. Aumenta la quantità di risorse. Questa già ce l'ho sbloccata, no? Questa ci vogliono 3 punti. Vabbè, me la tengo. Cosa posso potenziare? La freccia. Potenziamenti completati. Un potenziamento sulla pistola. 3 potenziamenti. 2 potenziamenti. Allora, andiamo sul fucile a pompa e vediamo cosa posso potenziare. Ah, posso potenziare il danno o la precisione. Il danno già fa parecchio danno. A posto così, potenziamenti l'ho fatti. Non posso potenziare ulteriori cose, no? No, non ho il materiale a sufficienza. Questo ho potenziato al massimo l'arco. Vediamo se muove, fa qualche potenziamento. Accessori, nessuno. Posso fare niente. Ok, andiamo avanti. Ti stanno aspettando, di qua. Ok, seguiamo questo. Come si chiama sta missione? Ferma il rituale. Aspetta, cambio il titolo alla live, va. Ferma il rituale.
Fermo. Lattino la trova lì. Sì, tu. A. Sì, tu, a. Ferma il rituale. Ok. Ho cambiato il titolo alla live. Da mo' si chiama Ferma il rituale. Anche perché la missione è questa qui, quella che sto a fare adesso. Possiamo com Aspetta, questo devo selezionare. Un documento. È un documento da prendere, aspetta. Andiamo a fa. Dovrei salire qua sopra. Come ci salgo? Au, ti presento il sangue del mio sangue, mia figlia Awil. Facciamo sto È rituale, forte di mente e di spirito. Non ho mai visto nessuno così. Sono così fiero della mia Awil. Sarà un ottimo sacrificio. Ecco il nettare del risveglio. Ascoltami, Kinicha Au, volto del sole. Ti offro Awil, la prescelta. Ella berrà il nettare del risveglio. Dopodiché il suo cuore le verrà tolto dal petto e gettato nel fuoco. Le ceneri della mia carne e del mio sangue, a te donate per impedire lo spegnersi del sole. Awil, sono Lara. Torna di corsa da Mayu quando te lo dico, d'accordo? Corri, Awil! Oh, ma... Mi hanno dato fuoco. Solo che le frecce, quei botte noi. Devo rifare la missione da capo, in po poche parole. Tanto qua non mi ci fanno. Vedi.
qua non mi fa salire, sì, voglio provare a salire, non mi fa salire. Buonasera Ermo, buonasera, siamo tutto bene? Ma invece ti chiamo a Termo, ma non ti posso chiamare col nome tuo, come ti chiami tuo nome? Perché sono ogni volta buonasera Ermo, però non ti chiamo col nome tuo. Del mio sangue, mia figlia Awil. Ermo, ma come ti chiami tuo nome? Non ho mai visto nessuno così. Sono così fiero della mia Awil. Sarà un ottimo sacrificio. Vabbè, qua schippo il filmato, tanto già l'abbiamo visto prima. Awil, sono Lara. Torna di corsa da Mayu quando te lo dico, d'accordo? Qua schippiamo. Corri, Awil! Meglio che luccia e casini il tuo culpato. Qualche lago una buona. Te posso venire solo da davanti. Cubaba meglio che luccia e te ciò zili il cuculcan. Tu sminuele? Aspetta, come si va per, come si va per curarmi? Una vontade di tel ten chubal. Patata kabak. Ma che esci? Qualcosa mi dice che non è finita. Allora ti chiamo Flavio, ma è più semplice, se no ogni volta ti chiamo per nome, va meglio. C'è pure un bel nome. Ma l'ho ucciso! Sono morto! Dai, ma mo mi fa rivedere il filmato un'altra volta! Basta, basta! Non ce la faccio più! Fammi accendere l'aria, mi sto morendo freddo! Qua! La stufa! Sto morendo di freddo! Sì, ma mo devo rifarli fuori un'altra volta questo! Vai, inizia sto rituale, forza, sì. Skippa tutto qua. Wow, ti presento. Skippa tutto. Awil, sono Lara. Skippa corri, tutto. Awil. Ma tu veita limbo. Porca che mazzata. Non manca. Ma l'ha presa in faccia! L'ha presa in faccia! Ma poi non c'ho una spada, un qualcosa. Ah, c'ho il fucile a pompa, potrei utilizzare. Con le armi, io sono fissato, utilizzo sempre l'arco, quindi faccio tutto con l'arco. Per non sprecare munizioni, perché le frecce poi me le rifabbrico, capito? Le munizioni non me le posso fabbricare. Possiamo cominciare. Dai, su, accelera un po'. Non mi va di rivedermi tutto il filmato. Ti presento il... Skippa Awil, tutto. Sono Lara. Ho capito. Oh, ma con due frecce mi hanno ucciso. Fatto che mi attacca. No, un'altra volta mi devo rivedere il filmato. Ti stanno aspettando. Oh, veramente utilizzo il fucile a pompa.
Possiamo cominciare. Ah, Au, ti presento... Awil, sono Lara. Corri, Awil! Qualcosa mi dice che non è finita. Levate il mago, Wayane! Uya Wuni Fuhanil! Ma tu pensali un po' che si va! Ci sta nel Oddio, 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 oddio! Oddio! No, non mi vado, rifà da capo un'altra volta. Ma come si switch l'arma? Se io devo switch l'arma, ma come ricordi i tasti? Ci devo switchare l'arma, come se... Qual era il tasto per switchare le armi? Triangolo. Non mi fa switchare. Ah, Au, ti presento. Awil, sono Lara. Corri, Awil! Acquate l'esci, acquate l'esci! Oh! Mi bastano due frecce per morire praticamente. Ti stanno aspettando. Sì. Buonasera Baran. Buonasera Baran. Possiamo cominciare. Ah, Au, ti presento il sangue del mio sangue, mia figlia Awil. È forte di mente e di spirito. Non ho mai visto nessuno così. Sono così fiero. Awil, sono Lara. Sì, ho capito. Corri, Awil! Qualcosa mi dice che non è finita. Da dove tirano le frecce? Ma dove sotto? Già che l'ha fatti fuori tutti, eh? Ti infami balordi. Allora. No. Fa la vita al massimo. Tutto guarda, quanti, non guarda, ci quanti, sta nient'altro. Guarda quanti l'ha fatti fuori.
Ho fatti fuori tutti. Era pure ora. Andiamo a recuperare tutti gli oggetti nascosti. Qua ce n'è un altro del documento. Qua c'è la cripta. Ho preso tutti qua gli oggetti. Attrezzatore insufficiente, a questo punto è necessario il bloccante. Che cavolo è il bloccante? Ora cerco un tutorial su YouTube per come sbloccare il bloccante. Il bloccante. Ah, il bloccante lo devo comprare al mercatino. Allora devo tornare indietro. Devo praticamente rifarmi tutta la strada all'indietro. C'è 3 punti abilità. Facciamo rendere disponibile l'acquisto. Pressione borse in grado di contenere maggiori oggetti. Ok.
qua per tornare indietro. Mo ci ritorno tanto. Ci ritorno poi tanto. Vado al mercato a sbloccare il bloccalto e poi ci ritorno. Non so quanto costi però. Ce l'avrò i soldi per sbloccarlo? Allora andiamo al mercato. Andiamo al mercante a comprare il bloccante. Ma non c'è un modo gratuito per sbloccarlo. Solo comprando. Faccio tutta quella strada per andare da lui. Lasci? Ehi, hey, ciao. Salve. Le armi non le vende? Questo è quello che c'ho io che posso vendere. Metallo prezioso e tutto ciò che posso vendere. Però se io voglio comprare altra roba, questo vende solo questo. Torna, lo vendo. Presto. Da chi devo andare a comprare il bloccante? Da sto tizio qua. E se non me lo fa vedere sulla mappa. È un altro venditore. Aspetta, ci dovrebbe stare il segnalino qualcosa del venditore. Devo andare da un altro mercante. Questo monolite non lo sbloccato. Devo andare da un altro mercante che sta da ste parti. Questo qua forse. Qua c'è un altro mercante. Sarà quello. Arrivi in un momento critico. Questo forse. Ehi là. Guarda cosa vendo. Eccolo, forse ce l'ha lui. Vestigio, mantello, no. Mi serve il bloccante. Il bloccante. Farete da caccia, farete... No, il bloccante mi serve. Zio, mi serve il bloccante. Grazie infinite. Allora, 1 e 2 sono i due mercanti, ma ce ne sta un altro sicuramente, che non vedo. Che qui, allora, a questo punto della mappa, ma non me lo fa vedere. Alziamo un po' il volume. Rinforzato, dopodiché spenderemo successivamente piano, per cui bando alle ciance e partiamo immediatamente. Attiviamo il falò, abilità, e spendiamo 3 punti abilità per acquistare riserva del corpo. Rende disponibili per l'acquisto presso i mercanti borse in grado di contenere una maggiore quantità di munizioni e risorse. L'ho sbloccata io sta abilità. Che poi dovrebbe essere questo obiettivo qui, in teoria. E io l'ho sbloccato però, quell'abilità.
L'ho sbloccata adesso, questa qua, riserve del corvo. Questa abilità devo sbloccare. L'ho sbloccata. L'abbiamo fatta. Anche iniziamo a fare dei grimaldello. Di qui sulla sinistra. Devi prendere le eccedenze. Devo salire sta scalinata, poi. Guardo tutto dritto. Girò e sono arrivato. Ok. Deve andare sempre tutto dritto. Lo giro qua. Devo continuare a salire. Ok. Qua dovrebbe stare. Dovrebbe stare qui il venditore, ma non c'è. Dov'è il venditore? Lì sul video il venditore stava da sta parte. A meno che è un'altra scala. La scala è giusta. Arrivo qui, giro e dovrebbe sta qua il venditore, ma non c'è. O devo fare qualche altra missione prima. Aspettate, va. Fare quello che ci serve e vendere le eccedenze. Saliamo su questa scala. Ma cosa l'abbiamo fatta? Anche iniziamo a fare il giro parlando con tutti i mercanti così da acquistare quello che ci serve e vendere le eccedenze. Saliamo su questa scala e andiamo dalla vecchia signora che ci può vendere il bloccante e il grimaldello. Sulla sinistra, ed eccola qua, ovvero la stessa persona che era nello scorso episodio un NPC riguardante una missione secondaria, ma che poi funge anche da mercante. Ah, sta vecchia qua, lo vendo la vecchia, ma non c'è sta vecchia, però com'è possibile? Allora devo fare un altro obiettivo, probabilmente. Forse devo finire l'obiettivo qui. I understand. Episodio 15, vediamo un po' episodio 15. Mastro Titto si chiama. Episodio missione secondaria. Trova i dadi di Taki. Taki. Già un vantaggio. Ha segnato 6-5, gol del Lex. Siccome la missione secondaria si trova al di là del sentiero che sta seguendo Umuratu, ovvero la regina di Paititi,
decidiamo di prendere un percorso diverso. Per l'appunto andiamo qui sulla destra, ci attacchiamo alla borda, arriviamo qui in fondo ed attraversiamo il ponte in legno. Parliamo col bambino. Tu stai bene? No, Visco, l'uomo morto. Arriviamo qui in fondo ed attraversiamo il ponte in legno. Parliamo col bambino. Tu stai bene? Qua questo. Mo non me ce fa andà. Togliamolo. Io lo lascerei come punto di riferimento comunque. Ci riveniamo dopo. Allora, facciamo sta missione secondaria prima. Si dice che gli eventi più importanti della vita dipendano da un singolo istante. Una volta a casa ho preso un pesce, nel pozzo. Papà dice che è perché... Parla di qualcosa nei dintorni. Le acque di sotto mi proteggono da quelle di sopra. Questo ragazzino qua... Questa è una femmina però. Awil, sei ferita? Sto bene, me la sono data a gambe. Bravissima. Perché hai fermato il rituale? Awil, ti avrebbero uccisa. Ma è così che funziona. Hanno scelto me. Il mio sacrificio impedirà a Kini Chao di portare via il sole. Mio padre dice di aver fatto un sogno, di aver sognato che ero speciale. Awil, i sogni possono essere interpretati in molti modi. E se il tuo destino fosse di restare su questo mondo e usare il tuo potere per diventare la migliore guardia del serpente di tutti i tempi? Lo pensi davvero? Sì, certo. Non vedo l'ora di dirlo a papà. Awil, tuo padre... andrà via per un po'. E Awil starà con me. Così potrà proseguire. Mi sa che il padre è morto, non glielo vuole dire. Ma certo. Meglio che mi dia da fare. C'è ancora molto da imparare. Andrà via per un po'. Sì, grazie, Au. Mi assicurerò che Awil stia bene. Accetta quest'arco come ringraziamento. Oh, buono, apparteneva mia madre. Era una aquila. Possa servirti nel migliore dei modi. Grazie, Mayu. Mi ha regalato un arco. Sarà buono. Meglio che mi dia da fare. C'è ancora molto da imparare. Grazie, Ao. Bene, non aspettavo altro. Ho capito, il bene non aspettavo altro. Ci sarà qualche altra... Ah, questa. Trova e riporta i dati a Taki. Ok. Prima voglio provare a stare con il nuovo col bloccato. Eccoci, buonasera. Allora, innanzitutto ho appena finito una missione e ho sbloccato un arco. Mo ci parleremo tra un secondo. Il completo a guardia serpente non è... Devo cambiarmi abito. Allora, mi devo cambiare abito. Per parlare con quel ragazzino lì. Perché che c'ha paura dei serpenti? L'abito non va bene. Allora, cambiamoci abito e voglio provare l'arco nuovo. Allora,
abilità, inventario. In possesso. Metto quella da strega, dove sta? La divisa da strega, questa. È figo sta abito, mi piace. Allora, inventario, vediamo un po' l'arco nuovo che ho sbloccato. C'ha tutto quanto di ruota tensione, cadenza ritiro, però c'ha un pelino meno di danno. Però tutte le altre cose tutte potenziate. Direi che è più forte quest'arco qui. Vedi, questo è tutto quanto in meno, questo è bello forte. C'ha un pelino in più di un pelino in meno di danno rispetto a quello che c'avevo prima, all'arco dell'aquila. Questo è l'arco di curvo dell'aquila, c'ha più cadenza tiro, più tensione, più durata tensione, quindi si può attendere per più tempo prima che diventa teso rispetto a quest'altro. Questo però c'ha 4 potenziamenti. No, vabbè, però non ci tengo, ho sbloccato l'arco di curvo e tengo questo qui. Ok, riproviamolo un po', vediamo quanta è la durata tensione. Non mi fa tirare fuori l'arco. Per quanto stia ancora, non lo so. Un'altra missione me la voglio fare però. Tanto non mi fa tendere l'arco. Vabbè. Ho trovato i dadi, Teki. Oh, grazie. Questa è la ragazzina. Non avevi detto che Pisco aveva rubato i tuoi dadi? Tutti sanno che Pisco ruba. Allora, aspettate un attimo, possiamo tornare alla missione di quello che ci diceva prima. Arriviamo qui in fondo ed attraversiamo il ponte in legno. Parliamo col bambino. Stai bene? No, Pisco, l'uomo morto, ha preso i miei dadi e nessuno mi crede. Ma è vero. Un morto ti ha rubato i dadi? Sei sicuro di non averli persi? Che ne dici? Dario. Ai dadi io l'ho preso, gli sto a riportare. E l'ho fatta la missione dei dadi. Andiamo a vedere che cosa c'è. La città segreta, laddove la rete di strade si infittisce ancora di più. Coperto. Mi sa che già l'ho fatta sta missione. Messo al bando dal culto di. Sono passato. Sì. Su in cima. Gazzig entra all'interno della grotta del tunnel, accende immediatamente a destra. Vado, è la. Sì, ho capito, fa quello che ti pare. Perché? Tu c'è una buona vita. Ginati 3 su 5. Superiamo i giudizi che fa. Ginati. Chiamano ai voi bianco. Grazie. Ma devo riportare da via. L'azione doveva. Non regga. Azione di tutti. Ripetiamo un per quanto. Cerca gli emarginati. Ho startata tardi, sì. A detta sua, te li sei giocati con lui e hai perso. Non ha voluto farmi giocare. Un altro tiro e avrei vinto. Pisco mi manda a dirti. Non è il lancio del dado a vincere la partita, ma l'abilità del giocatore. Ora che ho di nuovo i miei dadi, posso tornare a fare pratica. Grazie ancora, Ishiki. Ok, trova i dadi, missione completata. Grazie ancora. Sono felice di riavere i miei dadi. Mi sono perso qualche pezzo però. Possiamo anche aprire la mappa. Tra due magari non ricordiamo esattamente a memoria la posizione di tutti. Ripetiamo un po' per volta. Se vuoi dire questo voltiamo leggermente su. Ti manda cerca. Possiamo anche tralasciare la pistola che è nel lato mentre. Sì, ma io in realtà già l'ho. Città segreta, incontra Zill e parla con i paliti, forse qui devo andare. Proviamo a fare la missione principale. Forse è per quello che non lo trovo.
Torna da Poma. Forse ora a parte delle missioni principali. No, non fa parte. Sì, in teoria sì. Vediamo un po' se me l'ho sbloccato. No, non l'ho sbloccata. Allora. E adesso di che ti occupi? Ho perso tu. E li hai trovati? Tutto è via. Immaginate 2 su 5. Torniamo velocemente indietro. Sarà se tu continuiamo a scendere. Cioè, in fondo, un altro NPC. Sto cercando. No. Questa è la missione che ho fatto l'altra volta, mi sa quella di trovare i dadi. Fa parte di uno degli emarginati, dovrebbe essere quella. Questa qui, ci ho già parlato. Sì, se lo vediamo. Questa è un'altra scena. Incontro Ezil nella parte dei paliti. Io vorrei capire se quella missione me l'ha sbloccata oppure no. La missione questa qua trova i dadi, ma l'ho fatta io quella di trova i dadi. Missione, è una missione secondaria, ma l'ho fatto quelle trova i dadi. Però non l'ho sbloccata la tizia. Perché non l'ho sbloccata? Come cacchio faccio, mo? L'ho fatta la live scorsa, l'ho fatta, le trova i dadi. Dovrei andare a vedere la live che ho fatto la settimana scorsa. Allora, io però nei titoli non c'è scritto trova i dadi. Mo valla riguarda tu una live intera, per vedere se ci ho parlato con quella tizia. Senti, facciamo la missione principale, via. Magari devo fare un pezzo di storia. Tanti nostri uomini sono stati presi. Se nessuno li salvasse. O devo andare avanti. No, andiamo avanti con un pezzo di storia. Oh, no, con missione secondo. No, voglio andare avanti con la storia, vai. Mi spiace, l'ingresso è vietato. Ah, devo mettere la divisa del serpente. Mi devo ricambiare un'altra volta. Tu metti, ma non penso a me. Vai, spegni. In teoria sto mercante che vende sto oggetto che ho sbloccato io si dovrebbe trovare da ste parti. Ma non c'è. Qua dovrei scendere queste scalette e dovrei trovarlo tipo qua. Ma non c'è. Dovrebbe trovarsi tipo qui, in questo angolo qua, ma non c'è. Aspettate, raga, mi guardo tutta la live perché questa donna non la trovo.
Aspettate, me levo un attimo le cuffie. Il mercante. Soprattutto mercante. Salve, Morenga. Lei che ha trovato mia decide. Mondo. No. Le schiavitù. Paura di cosa? Sicuramente comprare. Alcuni più, alcuni meno utili, per cui possiamo anche tralasciare la pistola a cadenza tiro, il merino per i fucili d'assalto, così come l'abito cacciatrice cremisi, per dedicarci all'acquisto per 3300 pezzi d'argento del bloccante e 2800 pezzi d'argento del grimaldello. Attenzione ragazzi, voi adesso se volete fate benissimo ad acquistare questi due oggetti e a non pensarci più. Personalmente, per un discorso di ordine nei contenuti degli episodi della videoguida, non comprerò tutto subito, ma bensì lo andrò ad acquistare in un episodio dedicato nel quale poi svolgeremo anche tantissime altre attività divertenti ed utili nel prossimo episodio. Quindi per ora io lascio tutto così, voi se volete comprate pure. Come sempre per arrotondare, potremo poi in futuro sostenerlo subito, vendete qualcosa che ne supero e anche la quinta emarginata possiamo tornare dal tizio che ci ha fatto questa richiesta. Facciamo davvero due passi salendo. Dovrei. Beh, sono in. Qualcosa. Di non essere morto. Tutto riesci. Non c'è. Detto in precedenza, Paititi è una rete molto molto. Voltare leggermente a destra, continuare sempre a scendere. Basso sempre da. Il disco ruba. Il lancio del dado. Missione completata. Allora, io non la trovo quell'oggetto perché in realtà qui c'era la tizia che vendeva la roba, però io non la posso più acquistare perché ho già acquistato il grimaldello. Non avevo i soldi per comprare tutte e due, mo ce li ho i soldi, quanti soldi ho? Manco per sapere quanto che c'ho nell'inventario. Vediamo un po', dove sta il mio inventario? Come si vede l'inventario che c'ho? Vanno fatti, manuale sopravvivenza. Il mio inventario dove sta? Missione disponibile, questa è un'altra missione. Ma io quella lì non devo fare una non è una missione l'episodio 16. Di iscrivervi acquisto presso i mercanti fuggiate da me. Diamo almeno una, lasciarle così come sono. Sessione mortale che sarebbe. Ed andiamo al mercante moderno attrezzo funzione oggetto. Vengono anche dei collezionabili. 2008. Perfetto. La questione con la prima mercante è risolta. Passiamo agli altri due, che per l'appunto si trovano sempre nei pressi del vecchio falò, quindi è tutto molto vicino. Persone, andiamo a parlare con l'altra mercante qui sulla destra. Non ti conosco, non volevo offenderti. Benissimo, e di qui andiamo a comprare per l'appunto la borsa, lo zaino e il potenziamento coltello. Lo zaino è un oggetto che serve. Ah, allora, da quell'altra mercante posso acquistare altri prodotti. Magari posso la borsa, lo zaino e il potenziamento coltello. Però il bloccante non lo posso più acquistare. Cioè, non adesso, magari in futuro lo potrò riacquistare. Boh. Salve. Salve. C'ho 3200 pezzi di oro. Vedi quanto costa la borsa, lo zaino. Questo ad esempio, vedi, materiale di recupero. Cioè, questo qui costa 3500, non ce l'ho il materiale.
la borsa, cadenza zaino termico aumenta la quantità di risorse naturali e artificiali da portare con te. Il potenziamento coltello già ce l'ho, dobbiamo vendere qualcosa, raga. Devo arrivare a 3500, che vendo? E pelli, raga, vendo i pelli. Gli dei ci arridono. A pelle di lupo. Ecco a te. Ho venduto un po' di pelli. Sì, acquistiamo lo zaino, vai. Gli dei ci arridono. Ok. Grazie, Ishiki. Equipaggiamento migliore. Stato mercante che vende, per esempio. Ci posso riparlare con sta tizia se voglio, sì. Questo qua invece che vende? Ehi, ciao. Ho molta mercanzia. Questo vende gli archi. Frecce incendiari, frecce ricurvi. Questo vende le frecce, ma costano un botto queste frecce. Ma questi sono gli archi che costano tanto. Le faretre, stivali di canto. Che gli dei ti arridano. Non mi interessa. Andiamo a fare la missione, va. Perché quel mercante però non c'è più? Io quello voglio capire. Perché il mercante che dovrebbe stare tipo qua da queste parti qui non c'è più? Se n'è andato. Cioè, un bug? Chiamo il segnalino qui, tanto per... Mo ci dovrebbe far passare adesso, c'ho la veste da serpente. Questi soldati morti, molti più ribelli che cultisti. Andiamo a sta missione. La lunga vita alla ribellione. Ricambiamo il titolo alla lunga vita alla ribellione. Lunga vita. Lunga vita. Lunga vita alla ribellio. La odio la trovo però. Eccola. Lunga vita alla ribellione. Ha cambiato il titolo alla live. Ok.
Perché non mi carica la chat? Non mi carica i messaggi in chat, perché? Ah, vuoi spegnere la stufa? Non mi carica la chat. Aspettate un attimo, non mi legge la chat. Oh, tu se devi fare la pasta fai, non penso a me, l'ho detto. Non mi carica la chat. E perché non lo so. Ti ho detto tu mangia prima, non penso a me. Streaming avviato 88 minuti fa. Vabbè, non mi carica la chat, raga, non so perché. Sacevano chic in topicono. C'en un pelva telilo chelvi shunahe. Veishan in tu. Minano no con. Spezzani lobi. Zoppi di un hez tantiche. Veili con uccio. Hachuahel un binton uzil uaminan. In teoria il coltello rinforzato ce l'ho. Mi manca solamente il bloccante, è l'unico oggetto che mi manca. I cadaveri. Ho un po' di paura, devo dire la verità, eh. Staria tetra. Parla di qualcosa nei dintorni. Schiena contro schiena si ergono i fratelli, uniti dalla battaglia. Sono qui ai piedi di colui che osserva il serpente all'ombra. Vediamo, manca questo qui di Molide. E ora quanti ne ha sbloccati? Uno qua. Sott'acqua mi proteggono da quelle sopra. Un po' più veloce non ci può andare, no? Punta abilità che me lo vado a tenere eventualmente per qualcos'altro. I potenziamenti, questo al massimo, questo al massimo. Potrei giusto potenziare quest'arco qua, ma non ha senso sinceramente potenziarlo, è meglio questo. Vedengo i potenziamenti, raga. Potrebbe tornarmi utile. Devo parlare con questo. Come ci fa a parlare? Boh. Ah, ti tengen chachi in ischi. Il travestimento da guardia del serpente è perfetto. Ho la frase d'accesso per la prigione dove tengono mia madre. Occhi bruciati scintillano all'alba. Devo liberare la madre di questo. Grazie. La tireremo fuori, Ezli. C'è dell'altro. Hanno catturato Akan. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. È il padre della mia amica Kiyara. Non dire altro. Se lo avesse sacrificato. Ma c'ho pure un'altra missione secondaria.
c'è una missione secondaria nella missione principale. Parla con Kayara. La missione nella missione la chiamo. È una missione nella missione. Essere Chiara, la bambina di cui parlava Ezli. Quindi Akane è in quella cella. Devo trovare il modo di tirarlo fuori. Perdonami, Ao, ma non ti turba neanche un po'? Turbarmi? Di che cosa? Ultimamente Kukulkan ha voluto sacrificare così tante persone, e non solo tra i ribelli, che io... Ritieni ci sia troppa morte? So qual è il prezzo da pagare agli dei affinché il sole non muoia. Mi dispiace, Ao. Non farmi del male, ti prego. Volevo solo dire addio a mio padre. Non voglio farti del male, Chiara. Sto dalla parte dei ribelli. Come sai il mio nome? Il tuo amico Ezli mi ha detto di aiutarti. Ma davvero? Sì. Allora, perché non mi dici cosa è successo? Mio padre incolpa Kukulkan per la morte di mia madre. Gli ho detto che niente ce l'avrebbe restituita, ma non mi ha dato retta. Ha provato a uccidere Kukulkan e ora verrà giustiziato e non mi rimarrà più nessuno. Ehi, ehi. Andrà tutto bene, piccola. Ti aiuterò io. Davvero? Ci sono altri ribelli qui nella piazza. Anche loro vorrebbero aiutarci, ma hanno troppa paura. Forse puoi convincerli tu. Farò ciò che posso, Chiara. Te lo prometto. Allora devo parlare con i ribelli. Devo parlare con i ribelli. Grazie, Ao. Chiamami Lara. Ti prego, fai qualcosa per papà. Musico, concedici la grazia delle tue melodie. Ma Ao, le esecuzioni sono in preparazione. Lo sai che è proibito ora. Ossequi, Ao. Sei soddisfatta delle esecuzioni? Le esecuzioni? Sì, ma ti chiederei di sospendere le preghiere per ora. Ok. Voglio liberare il prigioniero, ma non posso farlo da sola. Noi restiamo in guardia. Devi essere gli Shiki di cui parlava. Mi trovi qui quando vuoi parlare. Vorrei che rilasciaste quest'uomo. Con rispetto, Ao, ma deve essere giustiziato per ordine di Kukulkan in persona. Ti consiglio di andartene dalla piazza per la tua incolumità. Ah sì, eh? È troppo pesante. Dovrò farmi aiutare. È troppo pesante. Dovrò farmi aiutare. Sì. Basta, non basta. Non gli resta molto tempo. E niente. Suoni il tuo strumento per un emissario degli dei? Sarebbe un onore. Non ti allarmare, sono amica di Unuratu. Sto cercando di liberare il prigioniero e mi serve il tuo aiuto. Certo, quelle guardie ci uccideranno se ci avviciniamo troppo. Occupati di loro, poi farò quello che ti serve. Accidenti, hanno suonato il corno. Le guardie torneranno ai loro posti. Ah,
È troppo pesante. Dovrò farmi aiutare. Vuole cacciare un enigma. Musico, un brano, per favore. Ma Aush, la cerimonia è già in corso. Lo sai che è proibito ora. Tira, witching kick. Basta con le preghiere per ora. Suona il corno. Figura, a presto, Aush. Aspetta, prima andiamo a aprire i documenti. Perché l'assistente ha suonato il corno? Avrà avuto i suoi motivi. Noi restiamo qui. Bastana Bedik! Che i ribelli si arrendano dopo aver visto che fine fanno quando li prendiamo. Deve esserci qualcosa che posso fare. Devo liberare i ribelli. Pensa, Lara, come faccio a entrare nella cella? La pensa. Devo trovare una soluzione. C'è in ballo la vita di un uomo. L'altro oggetto. Questi orecchini sono in condizioni per. Ok, gli orecchini. L'altro. Ah. Cos'è che mi sfugge? Devo andare. Deve qua. Esserci qualcosa che posso fare. Quest'arma in legno è una replica. Ah. Pensa. Ora, come faccio a entrare nella cella? Pensa, Lara, come faccio a entrare nella cella, boh. Devo trovare una soluzione. C'è in ballo la vita di un uomo. Devo entrare qua dentro, stanno i documenti. Aspetta, mo arrivo. Devo capire un attimo sta missione che devo fare. Suonami qualcosa. Ma non è ancora arrivato il momento giusto. Vuoi ancora aiutarci? Sì, appena le guardie si fanno. Vabbè, raga, io qua sono rimasto bloccato qua. Vedo fare la mano da questo. Che i ribelli si arrendano dopo aver visto che fine fanno quando li prendiamo. Ora potresti suonare come ho chiesto. Certo. Che i ribelli si arrendano dopo aver visto che fine fanno quando li prendiamo. Siamo d'accordo? Appena farai spostare quelle guardie, farò la mia. Questa musica, non partiremo mai con l'esecuzione. Su via, dobbiamo assicurarci che tutto tutto liscio. Fammi a dare una mano. È troppo pesante. Dovrò farmi aiutare. Vieni, vieni, io mi do una mano. È sgombro, aiutami ad aprire la porta. D'accordo, veloce. È
troppo pesante. Dovrò farmi aiutare. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirate per entrare. Mi serve un'altra persona. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirate per entrare. Posso fidarmi di te? Quelle guardie sono ancora un problema. Sai cosa devi fare? Ah, ho capito. Allora devo far suonare la musica. Suonami qualcosa. Ma non è ancora arrivato il momento di... Allora... Paititi è stata costruita sulle ossa dei morti. Allora, teniamo... Suona di nuovo il corno. Fammo suonare il corno a questo prima. Suona sto corvo. O va suonare sto corno. Spero tu abbia ragione. Spero che l'ondata di morte finisca. Ok, ha suonato il corno. Mo suoniamo questo. Ora potresti suonare come ho chiesto. Certo, noi restiamo in guardia. Ok, mo suona. Mo si allontanano le guardie. Mo si avvia il rituale. Mo le guardie si allontanano. E questa musica non partiremo mai con l'esecuzione. Su via, dobbiamo assicurarci che quindi tutto liscio. Ci riproviamo. Le guardie sono a posto. Allora muoviamoci, forza. Dovrebbe andare. Come. Veloce, veloce, veloce. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirate per entrare. Mi serve un'altra persona. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute mano. Tirate per entrare. Mi serve un'altra persona. Se questo non mi dà così la mano. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirate per entrare. Mi serve un'altra persona. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirate per entrare. Mi serve un'altra persona. Ho capito. Dammi una mano. Oh. Dovrebbe andare a tirarmi sta leva. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirate per entrare. Mi serve un'altra persona. In teoria so a chi io devo dire, da che sta questa qua. Ha detto, suona di nuovo il corno. Lo suoni sto corno? Spero tu abbia ragione, Ao. Spero che l'ondata di morti finisca. Perché l'assistente ha suonato il corno? Kikita avrà avuto i suoi motivi. Noi restiamo in guardia. Ora potresti suonare come ho chiesto. Certo. Ecco. Che i ribelli si arrendano dopo aver visto che fine fanno quando li prendiamo. È quasi il momento. Non partiremo quando mai. Sarai pronta, fammelo sapere. Via, è quasi il momento. Quando sarai pronta, fammelo sapere. Ci riproviamo. Veloce stavolta. Le guardie sono a posto. Dobbiamo fare più veloce stavolta. Vai. Dovrebbe andare. Che i ribelli si arrendano. È un peccato che una bambina diventi oggi. Il sacerdote. Tranquillo. Sono riuscito. Sono un'amica. Non somigli a nessuno dei miei amici. Credimi, sono un lupo travestito da pecora. Tua figlia ti aspetta. Puoi camminare. Chiara. Cavolo. Chiara, scappa. Mettiti in salvo. Ti troverò. Riuscirò a tirarci fuori. Trova un altro. Sei la straniera che ho visto comprato al villaggio di... Anch'io ti riconosco. Di qua. Resta vicino. Sono le vecchie caselle. Da questa parte. Arrivo, Chiara.
Sì. Qua è tutto sigillato. Insieme riusciremo a spostare questa pietra. Grazie per avermi indicato la strada. Sei stato tu. Non quella strada, la via per le cose importanti. Per mia figlia. Prendi questo coltello, era di mia moglie. Volevo usarlo per uccidere Kukulkan. Ora non mi serve. Nova attrezzatura, coltello potenziato. Ho salvato il padre di sta ragazzina, raga. Pensavo che non ti avrei rivisto mai più, papà. Mi dispiace tanto, cucciola mia. Fatti guardare. Ti prometto che non ti lascerò mai più. Forza, andiamo a casa. A posto, raga, ho finito sta missione secondaria. Spero tu abbia ragione. Spero che l'ondata di I ribelli sostengono di voler riunire Paimon. Però mi chiedo, combattendo non otterranno solo di dividerci ancora di più? Devo salvare. Carica checkpoint. Se faccio carica checkpoint. Vabbè, raga, noi ci vediamo qua. La missione la proseguiremo la prossima volta, visto che è tardi. Ci salutiamo qui. Carica altro checkpoint. Vediamo un po'. No, cambio slot di salvataggio. Alle 10.06, ovvero un minuto fa. Ok. Vabbè, raga, un bacione. Iscrivetevi al canale, rimanete attivi. Domani un video importante uscirà, un video di un pack opening di FIFA, già ve lo spoilerò. Vi aspetto domani, un bacione. Ciao ragazzi, bella. Vamos.